Un risultato straordinario. I cittadini hanno premiato la volontà di cambiamento. Ci siamo impegnati molto e ce lo meritavamo. Ecco, un risultato. Allora, un risultato che è apparso subito e anche in modo netto, insomma, un risultato importante, se lo aspettava. No, pensavamo fosse più tirata, probabilmente è stato apprezzato dai cittadini la volontà di cambiamento e il nostro programma in modo particolare. Certo, Jacopo Berti, un risultato positivo qui a Chioggia, ma non solo a Chioggia. No, non solo a Chioggia, è incredibile. Roma abbiamo praticamente doppiato il PD. A Sì, ma noi Torino Veneto lo risultato sfondano. incredibile, incredibile perché una città dove il PD pensava di essere al sicuro, di essere in una sua roccaforte, invece siamo andati proprio lì a stanarli e qui a Chioggia, dove nessuno voleva crederci, degli avversari, c'è stato un gruppo incredibile, attivisti fantastici, una base fortissima, un grandissimo candidato sindaco, una grandissima lista e questo è il risultato. Una vittoria nettissima, 60-40, adesso tocca a noi veramente fare la nostra parte. Ecco, ma qui a Chioggia sono arrivati anche i parlamentari, gli altri consiglieri regionali, L'altro forse dove voi avevate un po', avevate andare? subodorato questo successo. Il Sentiamo il Veneto. nuovo sindaco. Ci abbiamo sempre creduto fino in fondo e ci sono venuti a dare manforte al nostro successo. Ben venga, sono amici cari, ci hanno sempre Grazie. sostenuto in questa battaglia, ci hanno aiutato tantissimo. Facciamo parlare anche Erika Baldin, consigliera regionale. Strada, diciamo. Ero qua dietro l'angolo. Grazie a tutti, veramente un'emozione straordinaria, un risultato che non ci aspettavamo. Pensavamo di essere lieli, insomma, ma invece è stata un exploit e una soddisfazione immensa per chi ha lavorato per il Movimento 5 Stelle. Un consigliere unico, Gilberto Boscolo, che è stato in amministrazione, in opposizione, in comune, quindi una bella soddisfazione per tutti e per la squadra che ha lavorato molto bene, intensamente, quasi ogni giorno.